Il Comitato Terre di Siena per l'Abruzzo nasce il 9 aprile 2009 a pochi giorni dal terribile sisma che colpì l'Aquila e provocò più di 300 morti e decine di migliaia di sfollati. Lo scopo del Comitato è stato fin dall'inizio quello di coordinare la gestione degli aiuti alle popolazioni dell'Abruzzo colpite dal terremoto. Il Comitato Terre di Siena per l'Abruzzo, coordinato dalla provincia, riunisce la Prefettura, il Comune di Siena, la banca e la Fondazione Monte dei Paschi, l'Università, la Camera di Commercio, il Magistrato delle Contrade, la Pubblica Assistenza, la misericordia, la consulta del volontariato e il CONI provinciale, insieme uniti dal desiderio di portare in Abruzzo il cuore dei senesi. Oggi finisce una strada che abbiamo iniziato oltre quattro anni fa: il momento in cui le nostre associazioni si sono. Ritrovate immediatamente dopo il sisma dell'Abruzzo ad operare in diverse zone che erano state colpite dal terremoto. Abbiamo voluto lasciare qualcosa di tangibile della nostra presenza, del nostro affetto, del nostro cuore e di quello che hanno fatto i nostri volontari e il, i volontari delle Contrade di Siena che, guarda caso, sono stati insieme ai volontari proprio della provincia di Siena gli ultimi a rientrare dall'emergenza in quanto dovevano gestire i le tendopoli di Bazzano e di San Teosanio Forconese. Dal 2009 ad oggi sono stati raccolti circa 260 mila euro donati da privati cittadini, imprese, associazioni ed enti pubblici. Grazie a questi fondi il Comitato Terre di Siena per l'Abruzzo ha potuto sostenere diversi interventi. I primi 80 euro raccolti sono andati a contribuire alla ricostruzione della cittadella scolastica di San Demetrio Nevestini. Si è potuto così procedere alla costruzione ex novo della scuola materna e dell'asilo che accoglie circa 60 bambini. Inoltre sono state ristrutturate le scuole elementare e media che ospitano circa 200 alunni per un intervento complessivo di 800.000 euro, raccolti anche grazie al contributo di altre province toscane. Una bellissima iniziativa innanzitutto perché ha ridato subito vitalità al nostro istituto comprensivo. Dopo il terremoto, a quattro mesi del terremoto, avere la disponibilità della scuola, eh, diciamo l'istituto comprensivo come era prima, in più dell'aggiunta di una nuova scuola elementare da, eh, da utilizzare immediatamente e quindi eh, anche per dare slancio e quindi prospettiva ai nostri bambini è stata una... Iniziativa bellissima, utile, che comunque rimane lì a testimonianza che quando le cose si vogliono fare e si fanno bene, diciamo che è utile sia per chi le riceve che per chi le fa. E oggi è la testimonianza che si è raggiunto l'obiettivo. Il secondo progetto sostenuto dal Comitato Terre di Siena per l'Abruzzo ha riguardato il piccolo comune di Ovindoli, dove sono stati stanziati 34.000 euro per attrezzare la cucina e la mensa dell'asilo. Noi abbiamo ricevuto un contributo dal Comitato relativamente all'acquisto della, della mensa, quindi tutte le attrezzature per la cucina e sia per la refezione. E quindi ecco, la nostra presenza qui oggi diciamo, è per testimoniare il nostro ringraziamento a questo comitato e comunque a questo popolo che si è dimostrato molto sensibile i problemi che abbiamo avuto nell'immediato post-sisma e soprattutto nella fase di ricostruzione di una struttura importante di aggregazione come può essere la scuola, per un paese comunque montano e eh, una piccola realtà eh, se paragonata all'Aquila o comunque alle zone nell'immediato Aquilano. Nel 2011, grazie a un finanziamento di circa 20.000 euro, il Comitato ha contribuito all'acquisto da parte dell'Auser dell'Aquila della propria sede all'interno della Casa del Volontariato. Nello stesso anno ha finanziato gli interventi di recupero, consolidamento e ripristino del Centro Sociale e Sportivo di Bazzano, per cui sono stati stanziati 79.000 euro. Si è trattato di, di dell'avvio eh, di un nuovo tipo di associazionismo per, per l'Abruzzo. Sì, l'Auser era presente, ma è stato proprio lo stimolo per far partire una serie di, di progetti, di, di interventi eh, con lo sviluppo di una serie di, anche di, di organizzazioni sul, sul nostro territorio eh, che vanno anche al di là dell'intervento puro e semplice dell'acquisto del, di, diciamo, della disponibilità di una sede, ma del, come dire, del passaggio del know-how da, da una zona, la vostra zona che, in cui questa nostra attività dell'Auser è sicuramente molto più sviluppata che ci ha dato modo di, 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 anche di copiare per, sotto certi aspetti per sviluppare sempre di più il, la nostra attività. Oltretutto l'intervento è riuscito a, a creare anche una rete di relazioni, non solo tra il nostro territorio e Siena, ma addirittura anche tra diversi tipi di attività all'interno del nostro territorio. Faccio l'esempio ecco, degli amici che sono presenti qui, eh, ma con l'Auser abbiamo creato una rete di relazioni, per esempio col mondo delle bocce, nella nostra zona che prima non esisteva. Subito dopo il sisma che ci ha colpiti, eh, l'Aquila era a terra sotto tutti gli aspetti, sportivi, sociali, economici, ag aggregativi. Eh, aver riaperto un centro eh, come la sportiva di Bazzano è stato fondamentale. Il seme che, che si è gettato così con l'intervento delle terre di Siena ha dato dei risultati fantastici. Eh, la Virtus Bazzano L'Aquila ha vinto ben due campionati italiani, un secondo posto in tre anni e due volte la Coppa Italia. Quindi questo è, è il massimo eh, che eh, senza quell'iniziale aiuto eh, non c'era possibilità di poter raggiungere. Per questo, grazie, grazie, non finiremo mai di dirvi grazie. Il Comitato Terre di Siena per l'Abruzzo ha dato il suo contributo anche per la realizzazione del Pala Angeli Pro Solidar, un centro sportivo aggregativo sociale che accoglie le attività della Scuola Minibasket L'Aquila, ma anche di altre realtà aggregative nella frazione Santelia. Inaugurato il 27 gennaio 2013, il Pala Angeli è il primo centro destinato ai ragazzi aquilani e realizzato in una delle nuove aree abitative del capoluogo abruzzese. Il Palangeli Pro Solidar è dedicato alla memoria di tre ragazzi scomparsi nella notte del terremoto e che avevano vestito negli anni passati la canottiera della scuola Mini Basket L'Aquila, Davide Matteo V ed Ezio Pace. La solidarietà di tante gente, della popolazione è eh, passata attraverso le associazioni, attraverso le contrarie, attraverso una filiera eh, di enti e, e per l'appunto di unione di persone che hanno fatto sì che eh, ci fosse presente un po' di, un po di Siena anche, anche nel Palangeli ed è una cosa che ci fa particolarmente piacere sia perché c'era sempre stata vicinanza con la città a livello cestistico quindi c'era una certa eh, assonanza di, eh, di entusiasmo e di passione per quanto riguarda la stessa passione che muove la città di Siena verso la Parla Canestro eh, ma come spesso succede nelle, nelle operazioni di solidarietà eh, questa vicinanza ha dato la possibilità e non è una retorica o... E voler cedere al sentimentalismo ha dato la possibilità anche di stringere rapporti anche affettivi e rapporti anche di, di amicizia che andranno sicuramente in là nel tempo e che sono testimonianza di, di quanto nei momenti di bisogno la popolazione italiana e nello specifico quella toscana riesce a dare il meglio di sé. Nell'ultima progettualità del Comitato Terre di Siena per l'Abruzzo, l'attenzione è stata rivolta al piccolo comune di Sant'Eusanio Forconese, un paese dell'Aquilano che conta poche centinaia di abitanti. Al comune di Sant'Eusanio il Comitato ha donato un'automobile e un assegno di 2.550 euro che serviranno alla sistemazione dello scuola bus comunale. Il comune di Sant'Eusanio Forconese ha ricevuto in donazione al Comitato Terre di Siena per l'Abruzzo un'autovettura, una Panda, e volevo cogliere l'occasione per ringrazio ringraziare tutte le persone, i componenti, gli enti e le associazioni del Comitato Terre di Siena per l'Abruzzo e volevo anche sottolineare il forte legame che si è creato anche dal punto di vista affettivo con tutti i volontari della Regione Toscana, delle Misericordie, che hanno operato brillantemente sul nostro territorio e ci hanno aiutato a superare quel momento di crisi che era derivato per l'appunto dal sisma del 6 aprile 2009. Il sentimento che prevale è quello di orgoglio, cioè l'orgoglio di, di aver non singolarmente ma tutti insieme, eh, ecco, percorso diciamo, una strada che ha, che ha colpito direttamente diciamo, il, il problema, perché in realtà non, ha, non è andata in via immediata, però ha realizzato... In, in contesti davvero difficili, diciamo tanti interventi, molti interventi che poi alla fine sono stati concreti, perché quando si ricostruisce una scuola, quando si mette a disposizione una mensa per dei bambini, quando si costruiscono centri di aggregazione, nel caso di Bazzano con la, col bocciotromo, nel caso del Palangeli con un palazzetto dello sport e sale dove si può studiare, dove si può approfondire, dove, si può, dove ci si può divertire, svagare, invece di rinchiudersi, come purtroppo accade spesso, come è accaduto in questi anni, nei centri commerciali. Ecco, tutto questo consente di capire forse magari che abbiamo centrato l'obiettivo e che quindi oggi ecco, ci si possa davvero sentire non singolarmente, non come Alessandro Vinciani o Simone Benzino o qualsiasi membro del Comitato, ma come Senesi orgogliosi davvero di aver contribuito.